Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto la recensione di una delle mie ultime letture che non ho fisicamente con me perché ho potuto leggere in ebook i primi quattro volumi di Monstras grazie alla Mondadori che mi ha dato l'occasione appunto di leggerli per portarvi la recensione. Quindi vi metterò qui vicino a me, mano a mano, le immagini sia le cover dei quattro volumi che sono quelli finora usciti, sia le immagini interne. Che cos'è Monstras? Abbiamo detto che per ora sono usciti quattro volumi per serie Oscar Inc. della Mondadori. Infatti Monstras è un fumetto che attualmente sta ancora uscendo in volumetti per la Image Comics in America e che la Mondadori mano a mano ci sta portando in Italia. Il quarto volume è appena uscito, perché è uscito praticamente il 3 giugno, il quinto dovrebbe uscire in autunno, potrebbe, da voci di corridoio, esserci anche un sesto volume. Ad ogni modo, la Mondadori, la Oscar Inc. Mondadori ce li sta portando in italiano in una versione, devo dire, molto bella, cartonata, dove il primo volume ha 200 pagine, successivi circa 170 pagine a volume, con una dimensione di 17x26, quindi insomma è un bel volumone grande che permette anche di ammirare i disegni all'interno. Questa è una serie scritta da Marjorie Liu e disegnata da Sana Taneda, che ha vinto tantissimi premi. Io è una serie che tanto che volevo leggere, ma devo dire la verità, in libreria da me non ero mai riuscita a vederla e mi ero sempre dimenticata di mandare un ordine. Quindi finalmente sono riuscita a leggerla, appunto grazie alla Mondadori che mi ha dato questa occasione, e penso di con calma di recuperare i volumi cartacei, perché devo dire una serie splendida, che mi è piaciuta molto, ve lo dico subito, ma soprattutto con dei disegni favolosi. Parliamo delle due autrici. Marjorie Liu, oltre ad essere un'insegnante di scrittura per fumetti, è una scrittrice che ha lavorato per esempio con la Marvel, ma anche ha lavorato a molti progetti come Dark Wolverine, Black Widow, Astonishing X-Men. È una scrittrice appunto americana, mentre Sana Taneda è una disegnatrice orientale. Anche lei ha lavorato per la Marvel, insieme per esempio per Miss Marvel, e che riesce a coniugare le sue origini orientali con il disegno americano, prendendo il meglio da entrambe. Le due autrici creano per la Image Comics una storia fantasy, ma che definirla fantasy è riduttivo, perché in realtà unisce tantissimi elementi, sicuramente tanti elementi fantasy, ma richiama tantissimo le opere di Lovecraft, ha tantissimi elementi del kaiju giapponese, che sarebbe questi racconti che rappresentano appunto entità enormi rapportate appunto col genere umano, e quindi in questo fumetto ci sono queste entità gigantesche che ricordano molto appunto Lovecraft, col quale gli umani si verranno a confrontare, ma ha tantissimi anche elementi steampunk, uniti appunto alla cultura orientale. Ci sono tantissimi elementi anche della cultura orientale, soprattutto per quanto riguarda le illustrazioni. Quindi ha tanti elementi che sono anche secondo me limite per molti lettori, un po' macabri. Non è un fumetto leggero, assolutamente non è un fumetto per tutti. Questa è l'unica nota che ho da dirvi qualora vogliate scegliere questo fumetto, e quindi sceglietelo, assolutamente un'ottima opera, ma se siete consapevoli del fatto che ci sono tanti elementi macabri, tante scene faticose psicologicamente, quindi insomma approcciatevi se siete pronti ad affrontare questo tipo di storia, un po' come insomma la Nora Casa della Bardugo. Questo fumetto non ci risparmia assolutamente niente, e quindi magari presuppone un lettore pronto anche ad affrontare scene un po' più faticose rispetto a una lettura più leggera. In questo fumetto viene creato un world building enorme. Altro elemento preponderante nel fumetto è una presenza enorme di gatti. Per gli amanti di gatti è sicuramente una lettura adatta. Ci sono questi gatti che parlano, che hanno ruoli importanti, e uno dei tre protagonisti è proprio uno di questi gatti, che è Ren, che è un personaggio fondamentale per l'andamento della storia. Ma proprio i gatti sono personaggi fondamentali nell'andamento della storia ed hanno personalità molto definite, molto preponderanti.
Di cosa parla questa storia? Abbiamo detto che è un fantasy, è una storia molto molto complessa e che richiede una grande attenzione da parte del lettore per essere capita, proprio perché è una storia complessa. Sicuramente non è una lettura leggera da fare in maniera veloce, ma è una lettura molto impegnativa. Però se il lettore ha voglia di impegnarsi in questa lettura, è una lettura che dà grandi soddisfazioni, è una lettura molto impegnata. Le due autrici costruiscono in questa storia un world building enorme, in questo mondo dove ci sono ovviamente la razza umana, ci sono una razza di antiche che sono delle divinità praticamente o delle semidivinità e le razze arcaniche che sono una via di mezzo, un'unione tra gli umani e gli antichi. Le razze arcaniche che sono un misto tra gli umani e gli animali, quindi abbiamo tanti elementi, potremmo definire furri per la gioia di alcuni, ma comunque abbiamo umani con per esempio code di volpe o orecchie di volpe, ma proprio animali parlanti, per esempio leoni parlanti, squali parlanti che camminano, parlano ed hanno delle personalità, quindi insomma un world building molto intenso. Ognuno di loro, quindi arcanici, umani e antichi, hanno delle caratteristiche fondamentali preponderanti e, come sempre succede, non è che vanno tanto d'accordo tra di loro, anzi per niente, e questo ovviamente scatena delle guerre sulle razze proprio, delle guerre molto cruenti che non risparmiano nessuno, ovviamente. In tutto ciò alcuni gruppi approfittano di queste situazioni per prendere il potere, in particolare avere il controllo sugli altri. È una, come ripeto, una storia molto cruda, quindi queste guerre tra i vari appartenenti, tra umani e arcanici e quant'altro, non risparmiano nulla, sono molto crudi, ci sono scene di grande violenza fatta agli altri, insomma, sono abbastanza impegnative, assolutamente molto impegnative da questo punto di vista. La storia si evolve in questa situazione, in questo ambiente, in cui noi incontriamo la protagonista, che è questa giovane Maika, che è questa ragazza molto giovane, non umana, che porta all'interno di sé una creatura, di cui non vi dirò molto perché si viene a scoprire chi è e perché è lì all'interno dei volumi, quindi sarebbe spoiler. Noi all'inizio sappiamo soltanto che c'è all'interno di lei questa creatura che da una parte è tentata di cibarsi di Maika stessa, ma dall'altra le dà la possibilità di avere anche grandi poteri, anche se lei in realtà non li può controllare affatto. Questa giovane Maika viene inseguita da molti di tutte le razze, proprio perché evidentemente all'inizio non capiamo bene perché, lo veniamo a scoprire appunto nei volumi, evidentemente in lei c'è qualcosa di importante, è nascosto qualcosa di importante, anche se non sappiamo all'inizio se dipende da lei, se dipende dalla creatura, se dipende da qualcos'altro. Sappiamo soltanto che lei viene appunto inseguita. In questa fuga verrà accompagnata dalla piccola Kippa, che è questa bambina arcanica, mezza umana, mezza volpe, che è l'elemento più leggero della storia, che permette appunto di portare un po' di battute nella storia, di alleggerire soprattutto le situazioni molto faticose. È l'animo puro che accompagna Maika. Maika è la protagonista assolutamente grigia, non è sicuramente un antieroe, perché lei non va avanti per il bene degli altri, ma pensa solo a salvarsi le penne, essenzialmente, anche se salvarsi le penne significa magari calpestare tutti quelli che ha davanti, mentre Kippa è l'animo positivo della storia ed è quella che porta un po' di buono, di positività nella storia di Maika, ed è anche quella che appunto porta le battute e alleggerisce la lettura al lettore, soprattutto nelle parti più faticose. Insieme a loro due c'è, come abbiamo detto, Ren, che è un gatto che accompagna Maika nella sua storia e che sembra volerla proteggere. In realtà di Ren pure si scoprirà durante la storia molto di più, all'inizio non sappiamo nulla, se non che accompagna la protagonista e sembra volerla proteggere. Il perché sia lì, ovviamente, lo andiamo a scoprire mano a mano nella storia. La storia, bene o male, racconta appunto della fuga di Maika e di tutte le sue avventure che avrà in questa fuga. Il primo volume è più un volume conoscitivo
della storia, dei personaggi, del world building, ed è il volume che io ho preferito di più perché è iper decorativo. Ci vengono appunto presentate queste ambientazioni meravigliose, con delle illustrazioni molto decorative, ed è splendido, un volume meraviglioso. Il secondo e il terzo sono due volumi molto più avventurosi, dove succedono molto più cose. Il secondo è più piratesco, perché i nostri protagonisti avranno un'avventura su una nave di pirati, e quindi è molto più legato al mare, mentre il terzo è appunto più legato alla terra, ma comunque un libro di avventure, di fuga. Il quarto volume è, potremmo definirlo, un libro più esplicativo. Maiga incontra qualcuno importante legato al suo passato e alla sua vita, e finalmente nel quarto ci vengono date molte spiegazioni di quello che succede, e finalmente anche molti nodi vengono sciolti e si viene a capire molte cose di quello che succede in questo mondo. Quindi ovviamente io vi consiglio la lettura di tutti, vi consiglio di non fermarvi al primo, ma sicuramente se leggete il primo avrete voglia di leggere, di andare avanti, sia per la storia, che è molto ben strutturata, molto, cioè questo world building studiato, molto enorme, molto, con molti dettagli, ma anche per i disegni, che sono qualcosa di meraviglioso. Questa autrice è veramente fenomenale. Come tutti i disegnatori che lavorano per l'America, lo storytelling non è sempre perfetto, non è sempre accademico, però ragazzi, cioè, ha un modo di narrare che è incredibile. Oltre al fatto che nella sua narrazione unisce questo stile così orientale, così che ricorda anche un po' i manga, ma con una narrazione appunto americana, e un'enormità di dettagli, di decori che rendono meravigliosa la lettura. È più che semplice lettura, oltre al fatto che comunque c'è una storia molto bella dietro, è proprio, ti si apre una meraviglia nello sfogliare queste pagine, perché il livello di dettagli e di decorazione è enorme, ma anche la bellezza dei personaggi, soprattutto quando abbiamo gli arcanici che presentano forti elementi degli animali, ha una bellezza di disegno. Veramente, è qualcosa di fenomenale. Io capisco perché, dopo averlo letto, capisco assolutamente perché questo fumetto abbia vinto così tanti premi, e sono meritati. I libri sono divisi in capitoli, ovviamente perché sono usciti in volumetti all'inizio, e ad ogni fine capitolo abbiamo uno spezzone dove ci sono dei gatti che spiegano il world building. Avrete capito che è una lettura che ho adorato, che assolutamente vi consiglio, a condizione ovviamente che siate pronti a una lettura impegnata, e a una lettura che non ci risparmia niente. È una lettura molto magra, con scene molto pesanti, con, insomma, abbastanza truculente, quindi sicuramente se volete una lettura leggera, e una lettura anche leggera dal punto di vista delle immagini, non è questa la storia adatta a voi. Ma se volete qualcosa, una storia fantasy con tanti elementi, se siete amanti appunto del horror, se siete amanti di Lovecraft, e volete qualcosa di bello e che vi arricchisca come lettore, è sicuramente una delle letture che vi consiglio in assoluto, soprattutto se avete voglia di leggere fumetti, di nutrirvi della bellezza di questi disegni, perché sono favolosi. Ci sono note negative, è difficile trovarle. Onestamente io vi riporto una cosa che per me è stato un difetto, ma che probabilmente dipende dai miei gusti come lettrice, è il fatto che Maiga spesso pensa, parla con la madre e con un altro personaggio che non vi dico perché sarebbe spoiler, all'interno del volume, raccontando chi è lei, perché sta facendo quello che fa, e quali sono i sentimenti che la muovono. Sono sicuramente queste parti, questi pensieri intimistici di Maiga molto importanti ai fini della storia. In alcuni punti io l'ho trovato un po' pesante, perché mi aveva preso talmente la storia di base che mi ci perdevo nel leggere quelle, mi interrompevano un po' il ritmo narrativo. Però, ripeto, è una questione di gusti personali, perché poi in realtà ci permettono di conoscere ed apprezzare meglio Maika, e di capire quali sono le ragioni che la inducono a essere, insomma, come vi ho detto, un antieroe. Non è sicuramente un personaggio positivo. Molti l'hanno paragonata a Mia di Nevernight. Io in realtà Nevernight non l'ho ancora letto, quindi non saprei dirvi. È sicuramente una protagonista molto forte, malgrado per esempio sia una protagonista meno amata, perché all'inizio della storia noi
la troviamo senza un braccio, quindi ha un handicap fondamentale per la fuga, ma per anche tutte le scene di combattimento, ma che non ha, lei non se ne fa mai pensiero, anzi riesce a combattere, a tirarsi fuori dalle situazioni, non malgrado il braccio che le manca, ma per tutto ciò che è. Quindi non la vediamo come una ragazza a cui manca qualcosa, assolutamente no, ma una figura di una protagonista assolutamente completa, anche se appunto le manca un braccio. Quindi un messaggio anche da questo punto di vista sicuramente molto positivo, perché appunto la storia non si sofferma mai su ciò che a lei manca, malgrado poi Maika abbia appunto questo handicap della mancanza del braccio, ma anche un passato molto molto difficile, che diventa il suo scudo e la sua forza malgrado tutto, e non una sua mancanza. Quindi sicuramente una storia anche adatta a chi ama i personaggi principali molto forti. Questo è tutto quello che avevo da dirvi di questa storia. Fatemi sapere se voi avete letto qualcuno dei volumi Monstras, se vi ho incuriosito, se è un tipo di storia che potreste apprezzare. In modo, fatemi sapere se avete letto questo fumetto, fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemelo sotto con un commentino. Io intanto auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!